Il Lepre riapre in via Calzolai 99 in una sede temporanea e con la voglia di ripartire. Eleonora Serena e Brunivo Buttarelli sono i primi artisti ad esporre in un allestimento luminoso ed elegante diverse opere da scoprire ed ammirare. Allora, sono quattro moduli più l'ala. Io ho 13 tele e poi delle incisioni anche, delle Sono piccole incisioni. cose nuove che hai fatto Allora, appositamente? sono degli ultimi anni e poi queste azzurre sono nuove invece. E invece quelle scure sono quelle della famosa mostra della Galleria Lepre dell'omaggio a Guercino. Quindi sono, sì, gli ultimi anni, insomma, a cavallo di questo Covid maledetto. E Brunivo invece ha questa, prego Brunivo. Io ho Sì. queste opere che tra l'altro non sono neanche recenti, sto lavorando in altre direzioni adesso, finalmente ho messo dentro del blu nei miei lavori. Quattro moduli su otto che già erano stati esposti al Farnese a metà scalone, qualche anno fa. Motore del progetto Sandra Bozzarelli. A distanza di 4 anni dalla chiusura della galleria in via Felice Frasi, la ripartenza sotto forma di associazione culturale. Restano immutate passione e voglia di sperimentare, e si pensa già ancora a Territoria. Lepre riparte da due artisti significativi, da uno spazio significativo e con una nuova veste in qualche modo. Sì, più che una nuova veste con l'idea di non avere più un posto stabile, cioè la galleria vera e propria in un luogo fisso, ma è quella di muoversi. A me l'idea sempre di portare l'arte in posti diversi mi ha molto Quindi affascinato. qui quanto vi fermerete? Qua probabilmente fino a fine maggio, la prossima abbiamo già in programma un'altra mostra, che saranno sempre di due artisti e poi si spera di poter andare di poter rifare Territoria, che alla fine parte da lì, no? Tutta questa idea di movimento e di rivisitazione di questi luoghi che così hanno avuto una storia. Mi piace molto l'idea del contrasto dell'arte contemporanea. Qualcosa così di visto e studiato ai nostri tempi, con quello, con diciamo il contenitore che ha una sua storia. Parlavamo prima di questa decisione di Putin che richiede le opere d'arte che tornino a casa, no? E ho fatto una riflessione su questo, che forse era l'ultimo dei pensieri che sarebbe venuto in mente. Invece ho detto, vabbè, ci sono due opere alla mostra di Tiziano Palazzo Reale, la Galleria Borghese, li rivoglio indietro. E mi ha fatto riflettere, no? Il fatto dell'opera d'arte come potere diplomatico. Comunque, vabbè, è un piacere tornare con Eleonora e Brunivo che propongono cose completamente diverse. C'è un messaggio stupendo di Salvatore Masciullo, la guerra non è mai la soluzione, no? Era un pezzo che lui mi aveva regalato qualche anno fa e a volte vedi che con una semplice frase si racconta tanto, Va bene. cosa per l'arte.